Per mantenere la pelle bella, giovane e sana a lungo, bisogna evitare determinati errori. Il primo errore è andare a letto. Bisogna sbarazzare il viso del trucco e anche dello sporco, dello smog che si accumula durante il giorno. La pelle ripara tutti i danni che ha subito durante il giorno, dovute ovviamente al sole, al freddo e anche all'inquinamento. Quindi dobbiamo metterla in condizione di fare il suo ruolo al massimo. Il secondo errore è utilizzare l'acqua troppo fredda o troppo calda. L'acqua fredda o calda rischia di sensibilizzare i capillari del viso e quindi ci troviamo con un altro problema, che è la rosacea. Non utilizzare il sapone. Il sapone ha un pH basico, quindi molto alto rispetto a quello della pelle che ha acido da 4 a 4,5. L'acidità della pelle ci protegge contro i batteri e i funghi, quindi è una nostra protezione, quindi bisogna preservarla. Quindi niente sapone sul viso. L'ultimo elemento è utilizzare cosmetici di alta qualità. Alta qualità non vuol dire prezzo molto alto, c'è il prezzo giusto per l'alta qualità. E quindi bisogna studiare, ragazzi, perché dovete essere in grado di leggere la lista degli ingredienti per evitare questi ingredienti dannosi come i parabeni, petrolati, oli minerali, petrolatum, paraffinum liquidum. Queste sono le parole da evitare, diciamo, gli ingredienti da evitare in una lista di ingredienti. E poi i cosmetici devono essere adatti alla tipologia della vostra pelle. Se ho la pelle secca, non posso utilizzare un detergente per pelle grassa perché rischia di danneggiare la mia pelle e mi toglie tutto il sebo, che è un'altra protezione della pelle, e quindi vado a seccare ancora di più la mia pelle. E il contrario, se la pelle è grassa, io utilizzo un detergente per pelle secca, non vado a togliere l'eccesso del sebo della pelle grassa.